l'over tourism è comunque un problema da affrontare. Dopodiché far finta che non sia mai esistito è un'altra roba. Non mi ricordo la montagna sul Passo Giau, diciamo deserta a Ferragosto. Non mi ricordo la Treviso Mare per andare a Jesolo deserta a Ferragosto. Sembra che sia una novità. Non mi ricordo neanche uno scontrino alto in Piazza San Marco del caffè, perché ogni anno esce. Non mi chiedo perché quest'anno ancora non è uscita questa storia del caffè a Piazza San Marco. Però in generale il turista non deve essere percepito come un problema. Al turista però dobbiamo chiedere di essere assolutamente al fianco delle comunità che ospitano, e soprattutto noi abbiamo molte eccellenze ambientali e rispetto dell'ambiente, fondamentale. Poi Venezia è una perla, è un gioiello, un diamante, è un museo open air che ha una visibilità internazionale, e a tutti dobbiamo chiedere il rigore del rispetto della città.